Enrico Gè in collegamento con noi, Scatta col Trend. Ben trovato Enrico, buongiorno. Giacomo, buongiorno a te, grazie dell'invito, un saluto agli ascoltatori e allo staff della redazione. Insomma, vediamo una situazione un po' incerta, si fa un passo avanti e due indietro. Nell'ultimo collegamento fatto martedì con Manuela, giornata in cui i mercati, insomma, salivano alla grande, avevo detto che sembrava ridicolo, però non mi aspettavo forti rialzi o comunque estremamente prolungati. Ti ripeto, quel giorno era tutto verde, anzi era brillante. Perché? Perché la discesa dai massimi e poi prolungata con la situazione Omicron aveva proprio cambiato su tantissimi titoli la situazione grafica di breve medio periodo. E quindi ecco, vediamo che effettivamente poi ieri c'è stato un discreto movimento ribassista sul Nasdaq in maniera più importante e anche oggi vediamo che non ci sono spunti particolarmente incoraggianti. Si vivacchia la tendenza, secondo me, da qui fino a fine anno sarà laterale barra ribassista. E poi è chiaro che se noi andiamo a vedere che ieri il nostro indice non è stato brillante, ma con Unicredit che faceva più 10, quindi possiamo immaginare con una Unicredit tra virgolette normale cosa avrebbe fatto il nostro indice. Quindi credo che la situazione non sia ancora di effettiva ripartenza assoluta e credo che avremo ancora alcuni giorni di debolezza in generale. E tu hai citato proprio Nexi, ecco, Nexi è uno dei vari titoli che bisogna tenere in watchlist, secondo me, perché dai massimi in area 19 ora veleggia in area 14 e credo che potremo anche rivederla non a brevissimo, ma fra un po' di sessioni potremmo rivederla ai 12,50, dove diventerà una tra virgolette preda invitante, perché 12,50 sono un livello supportivo interessantissimo, fatti come minimo circa un anno fa, a fine ottobre, anzi il 2 novembre del 2020, e da lì poi era ripartito un rialzo importante. Ora i 12,50 sostanzialmente graficamente non sono lontani. Le due medie mobili più importanti, la 200 e la 50, sono incrociate al ribasso su Nexi. Quindi sta vivendo un trend logicamente perfettamente identificabile sul grafico, un trend ribassista. E potrebbe dare la gamba esaustiva ribassista di questo trend, portandosi a 12,50, dove potrebbe, secondo me, poi invertire la situazione. E a quel punto sarà interessantissimo un titolo come Nexi metterlo in portafoglio anche in ottica di lungo periodo. Ci sono vari titoli proprio anche sui mercati europei. Anticiclici, quindi perfettamente difensivi, che vanno assolutamente monitorati, quindi mi riferisco agli alimentari o alle utility, se penso ai francesi Carrefour o EDF, Electricité de France. E quindi se si fa un attento stock picking si vede come adesso in un trend primario di fondo comunque rialzista si sta stornando. E titoli che erano rimasti ancora indietro durante il trend rialzista, anch'essi adesso sono in fase di debolezza e quindi una successiva ripartenza troverà questi titoli importanti, patrimonializzati, solidi, a dei prezzi estremamente convenienti. E allora questo è diciamo, il nostro punto di partenza con Enrico, che insomma, ha approfittato anche dei diciamo, i top 4 e i flop 4 della seduta, citando insomma, Nexi come possibile insomma, titolo sicuramente da seguire con una dinamica anche abbastanza evidente. Come sempre, caro Enrico, le domande per te non mancano. Ad esempio, tu prima Bene. hai citato qualche titolo francese. Il nostro amico Cesare, che salutiamo, ci chiede informazioni su Daimler, che oggi l'avrai notato anche tu, è protagonista di una seduta piuttosto pesante, ha perso il 15,3%. Vi spieghiamo anche che cosa succede brevemente, C'è uno spin-off. semplificando. Praticamente sì, esatto, i E camion di peraltro Daimler. ti devo riprendere perché tu dici a proposito di titoli francesi, ma io lo darei in Germania, Daimler.
Dovevo completare in effetti il ragionamento dicendo: a proposito di editori francesi, restiamo nell'ambito europeo, ma cambiamo paese, andiamo in Germania, solo che ho dato diciamo, questa espressione un po' troppo, ho dato per scontato troppe cose, diciamo così. Spin-off, diceva appunto Enrico, adesso ti cedo la parola. Da questa mattina vengono scambiate le azioni della divisione Camion di Daimler, che hanno aperto a 28 euro ad azione, il valore di mercato è di 24 miliardi di euro. Gli azionisti di Daimler, che dal 1 febbraio si chiamerà Mercedes-Benz, hanno ricevuto un'azione in Daimler Truck ogni due azioni Daimler, appunto da qui in calo tecnico per effetto dello spin-off. E allora Cesare dice: Enrico, ma questo calo è una buona occasione per entrare? No, perché se vediamo il prezzo sul grafico è un conto, ma qui abbiamo una notizia talmente chiara che secondo me occorre attendere qualche giorno per vedere come gli investitori digeriranno questo spin-off e andare a vedere se si formeranno dei nuovi supporti sui quali operare. Per il momento, proprio sullo spin-off, diventa rischioso secondo me entrare, come quando esce una notizia di un aumento di capitale, sostanzialmente molto spesso il titolo prende male notizie del genere e quindi uno dice ok, adesso è basso, entro. Quindi per ora starei ancora un po' alla finestra su Daimler per vedere se si sistema sul grafico, se si appoggia da qualche parte. E a proposito di titoli del settore auto, Claudio ci chiede un'analisi su Banca Generali, così continuiamo i collegamenti tra settori che non c'entrano nulla o con paesi che sono diversi. Scherzi a parte, battute a parte, appunto Claudio ti chiede, Enrico, un'analisi su Banca Generali che ci permette di andare nel settore bancario, così poi un parere su UniCredit te lo chiedo volentieri. Ma prima rispondiamo a Claudio, Enrico. Sì, diciamo che comunque per andare a pagare l'assicurazione io ci vado in macchina e quindi possiamo rientrare nel settore bancario. Beh, Ho certo. tentato, ok, di venirti incontro. Allora, Grazie. tu ormai sei un analista sopraffino perché ti seguo e potrai vedere che la candela di ieri l'altro su Banca Generali è una shooting perfetta, pulita, che si va peraltro ad appoggiare a una resistenza che tu in maniera estremamente corretta hai evidenziato e soprattutto se riesci a mettere la media mobile a 200 vedrai che proprio sulla shooting passa la media mobile semplice a 200 che forma anch'essa da resistenza. In parole povere abbiamo una candela di chiarissimo stampo ribassista che viene respinta da una resistenza e dalla media mobile a 200. Detto questo, se dovessi comprare Banca Generali non lo farei oggi. Se dovessi operare per forza su Banca Generali la shorterei posizionando uno stop loss sopra i massimi di ieri l'altro, molto semplicemente. E allora ti chiedo a questo punto un parere su UniCredit, oggi più 1,5% a ridosso dei 13 tondi, 12,99, per mostrarvi ulteriormente come insomma, le soglie psicologiche sono spesso, quantomeno le cifre tonde sono spesso delle soglie psicologiche importanti. Questo è il grafico settimanale, io vado sul daily, ma se vuoi che torno sul settimanale non hai che da chiederlo, Enrico. No, qui c'è poco da commentare, ossia quando una società dice ok, noi daremo una marea di soldi Un dividendo smodato. dividendo smodato, è chiaro che presupponendo che l'anno prossimo con un graduale aumento dei tassi le banche ne andranno a beneficiare, io vado a comprare UniCredit e non Intesa. Ma io chi? I volumi ce lo dicono, quando ci sono dividendi alti sono i fondi che vanno ad accumulare. Perché alcuni fondi distribuiscono dividendi, altri non li distribuiscono, ma hanno solamente le quote del comprato e quindi se li tengono felicemente in pancia e così via e così via. E quindi semplicemente chi ieri aveva UniCredit, io credo che farà bene semplicemente a tenerla perché Certo. chiaramente chi ha comprato ieri, cioè i fondi, banche, istituzionali, lo fanno perché pensano che fra un anno o fra 6 mesi sarà a un prezzo più alto, ovviamente, altrimenti non avrebbero comprato. Quindi chi aveva per bravura o per fortuna UniCredit in portafoglio per me lo deve tenere. Per chi non ce l'ha, ovviamente non entrerei adesso. Insomma, se c'è un po' di storno e si va a fare quasi la metà della candela al ribasso, della candela di ieri, abbiamo detto tante volte, metà di quelle candele sono in questo caso supporti e quindi proverei ad attendere un sano ritraccio, non entrerei adesso, insomma, sostanzialmente.
Rispondiamo adesso a Francesco che salutiamo, ci chiede di tornare, dico tornare perché l'abbiamo osservato qualche giorno fa, su Sogefi, che oggi peraltro vede una, mi correggerai se sbaglio, una Marubozu quasi pulita pulita e in fase di rimbalzo dopo i minimi del 6 dicembre scorso. Qualche giorno fa un nostro telespettatore ci diceva: guardate il grafico mensile di Sogefi, dal mio punto di vista potrebbe essere molto interessante. Enrico, che dici? Dunque, sul daily la candela di oggi sta rompendo la resistenza di brevissimo, che è 1,23. È chiaro che sono le 10,43 e quindi da qui alle 17,30 un titolo abbastanza volatile come il Sogefi può cambiare tutto, anche perché al momento non ci sono volumi importanti. Siamo al quindicesimo del primo tempo, diciamo così, c'è ancora tutta la Esatto, partita davanti. e c'è gente a terra, quindi c'è già da recuperare. Ok. Detto questo, possiamo vedere un piccolissimo testa e spalle rialzista. Ci sono stati volumi importanti su quella candela verde di 4 sessioni fa, che peraltro va a completare un pattern Morningstar rialzista, quindi ci sono tutti i segnali rialzisti. Se dovesse chiudere così, o comunque sopra 1,23, secondo me è un'ottima occasione di acquisto. Questo per quanto riguarda Sogefi, ci viene chiesto anche di Saras, andiamo ad analizzare anche Saras, titolo energetico diventato molto molto sottile rispetto a, diciamo, al tardo giurassico, mi verrebbe da Sì, dire, sì, sì, sì. 0,56 in questo momento, meno 0,14%, Enrico. A me piace molto adesso Saras, l'ho comprata perché abbiamo avuto un doppio minimo fatto con l'hammer del 26 novembre e poi con la candelona verde del 7 di dicembre. Adesso c'è il classico pullback più o meno a metà candela, ma credo che sostanzialmente potrebbe aver invertito il lungo trend ribassista. La candela del 7 novembre ha anche volumi importanti, quindi secondo me in ottica anche di medio periodo si può tentare un acquisto su Saras. Volumi e candela non Marubozu, ma comunque molto molto promettente del 7 dicembre mi fanno pensare che potrebbe essere sostanzialmente ripartita. Occhio, occhio allora a Saras, mentre arrivano anche delle notizie interessanti sul fronte di alcuni titoli che potrebbero beneficiare dalle misure di Bruxelles sulla riqualificazione energetica degli edifici. Ne abbiamo già parlato anche in passato, però insomma, attraverso una modifica elaborata dalla Commissione europea potrebbero beneficiare altri titoli come IREN, ERA, ENEL, ACEA, chiedo scusa, Italgas, Snam, Ascopiave e Schucker Frames, le società più esposte, poi magari ci torniamo. Intanto diamo spazio alla domanda di Fabrizio che ci chiede di tornare sul bancario, caro Enrico. Sì. Banco BPM, meno 0,4%, 2,61 euro ad azione. Allora, BPM è andata a chiudere un gap, poi è risalita ed è arrivata una resistenza che erano i massimi in area 2,70. La candela di ieri non è una candela molto promettente. Anche qui mi aspetto che possa tornare a fare una discesa e andare a prendere di nuovo i 2,50, Anche quella quantomeno. di oggi forse non è il massimo, almeno per il momento. Sì, assolutamente. Ripeto, anche qui, come per il titolo precedente, siamo a un orario in cui le candele, insomma, le troveremo tutte diverse fra 6 ore. Però ecco, quella di ieri è la classica candela di rifiuto del prezzo. Insomma, si è andati in area 2,70, ieri l'altro si è stati respinti e si è chiusi sui minimi di giornata. Ieri ci si riprova e viene rivenduta. Insomma, 2,70 per ora tengono. Quindi credo che abbia bisogno di una nuova riaccumulazione in area 2,50, che è cifra tonda, che sono i minimi fatti a settembre, quindi un'area supportiva e cifra tonda importante. A 2,50 si può provare un nuovo ingresso, ma non ora. Adesso abbiamo una resistenza in testa, insomma non andrei a sfidare il soffitto dandogli capocciate che fanno male. E allora andiamo avanti, vediamo se prendiamo altre capocciate con la domanda di Mirko, che è sempre attento, ma come tutti i nostri amici da casa. Caro Enrico, andiamo in Finlandia, se hai voglia, perché ci chiede del titolo Sampo.
Un titolo che, qui mi si spegne tutto, ok, soluzione di assicurazione non vita. Io non credo di averlo mai osservato, forse tu sì, caro Neanche io, Enrico, no, no. neanche io, dico la verità, dico la Ok. verità. Ti chiedo un'analisi, insomma, Mirko da Messina. Oggi vedo 43,46 meno 0,28%. Sì, allora qui l'analisi grafica di un titolo che non avevo mai seguito, nel brevissimo mi sembra, non si dovrebbe mai dire perché porta male, no, ma mi sembra semplice, eccettuata la candela di oggi, le tre precedenti sono una evening star. E abbiamo la media mobile a 50 che passa in area 45, quindi siamo sotto resistenza anche qui con un pattern ribassista che si è configurato. Quindi la mia idea è che potremmo rivedere area 42 dove transita la media mobile a 200 e che era una resistenza importante per tutto il 2021, lo è stato ad aprile, lo è stata a maggio e lo è stata successivamente nel mese di luglio, poi rotta al rialzo. Quindi quella resistenza adesso potrebbe essere un bel supporto confermato dalla media mobile a 200, quindi proverei ad attendere area 41,50 per un ingresso long. Per ora il pattern ribassista sul daily non mi fa ben sperare. Eccolo qua, i 42, insomma, che ci ha indicato Enrico, anche a livello settimana la vediamo come in Sì. più di un'occasione è stato testato come resistenza e poi adesso funge da supporto. Allora, chi c'è adesso? Abbiamo Fiorentino, sto cercando di fare una Un domanda saluto a Fiorentino. ciascuno, esatto, così riusciamo a rispondere tutti, poi se ci avanza qualcosa torniamo indietro. Fiorentino ci riporta su Esprinet, titolo spesso richiesto dai nostri amici a casa, e aggiunge: sotto scacco dei fondi short, a che livello la potremmo vedere ripartire al rialzo e dove potrebbe arrivare entro dicembre? Saluti e complimenti. Esprinet, che vado a recuperare, eccoci Allora, su qua. Esprinet abbiamo la candela di ieri l'altra, shooting molto molto ben conformata, e la candela di ieri che fa un pattern engulfing. Io sono sul Sì, daily, Giacomo, preso, ok? preso. E quindi quello che mi sembra di vedere è che abbiamo peraltro la media mobile a 200 che fa da resistenza, il pattern ribassista, quindi in generale, se facciamo caso, su tantissimi titoli abbiamo questa shooting, cioè queste candele ribassiste. E adesso a questo punto è possibile andare a fare un triplo minimo in area 11,30, 11,40, quindi che è stato un doppio minimo a fine ottobre e a fine novembre. Quindi sono anche dei cicli mensili che si ripetono. Adesso è partita, secondo me, una discesa e potremmo tornare in area 11,50. Da lì potremmo avere una buona ripartenza e si può cercare un target di medio-lungo periodo in area 16, quindi su tutta la fascia dei massimi fatta tra agosto e settembre. Però per ora non entrerei assolutamente neanche su Esprinet, proverei ad aspettare appunto area 11,30 per fare un triplo minimo. Andiamo avanti e leggiamo la domanda di Alessandro che ci chiede, allora, due titoli stranieri. Allora, Sì. il primo è Plug F Cell, il titolo, allora, Plug FS, io credo che intenda Plug Power, mi correggerà se sbaglio Alessandro, perché insomma, stando a digitando insomma, il nome del titolo che mi ha tirato fuori, mi viene fuori Plug Power del Nasdaq, che seguiamo anche spesso, siamo a 34,42 di chiusura, forte volatilità su Plug Power, che aveva raggiunto i massimi a 46, dice si occupano la prima di idrogeno, poi ce n'è un altro su cui eventualmente ci andiamo. Enrico. Allora, Plug Power, gamba ribassista dai 46, breve gamba rialzista dai minimi del 6 dicembre che l'ha portata da 31,60 a 37 e adesso potrebbe essere con la sessione di ieri partita la nuova gamba ribassista e sarebbe molto interessante se la portasse in area 29,80 a chiudere quel gap di ottobre, perché quel gap è anche un livello supportivo fatto con i massimi di agosto. Quindi se dovesse dare l'ultima gamba ribassista fino ad area 29,80, secondo me sarebbe interessantissimo l'acquisto.
tenendo presente che è un titolo estremamente volatile, perché nel 2021 era stato anche a 75 dollari. Quindi adesso trovarlo a 30 sostanzialmente credo che potrebbe essere un'ottima occasione di acquisto. Allora, abbiamo anche la domanda di Walter che ci riporta su Unicredit. Lui suggerisce, diciamo così, un acquisto, si potrebbe tentare un acquisto a 13, target 13,55. Noi su Unicredit ci siamo già, diciamo così, espressi. Se vogliamo tornare, immagino che tu ribadirai quanto già detto in precedenza. Sì, allora nel senso che lo sfogo c'è stato ieri, oggi probabilmente salirà ancora un po', però da 13 a 13,50 significa tentare di fare un 3%, il che è fattibile, se entro adesso alle 17 potrebbe averlo fatto, su questo non c'è dubbio, ma se entro adesso e il mercato si gira un po' e Unicredit mi rimane sulla parità, poi rimango col cerino in mano perché c'è il weekend in mezzo. E se c'è una notizia antipatica, Unicredit, chi l'ha presa ieri e sta facendo più 10, magari lunedì monetizza, Unicredit lunedì fa meno 3, rimane comunque rialzista, ma io che volevo fare un più 3 mi trovo invece in rosso, quindi diventa un po' come fare rosso e nero alla roulette. Bisogna scendere sul time frame a 30 minuti, vedere dove ci sono i supporti, vedere dove ci sono i volumi, se lo si sa fare. Ma occorre veramente anche una capacità di nervi non indifferente. Io quando faccio l'intraday sul Forex perdo più che andando in palestra, Ah, fantastico. anche perché non vado in palestra. Conforta, eh beh, certo. Confortante. Allora, Milena o Milenia? Milena, Milenia è una nostra collega, ci porta sullo SMI di Zurigo e ci chiede di Roche, in particolare tenere, semplicemente tenere o vendere? Allora, Roche. se Milena ci chiede di Roche, ti posso garantire che è Milena e non Milenia, perché credo sia una follower Sì, è una nostra affezionata. che quindi saluto tantissimo. Allora, Roche, siamo su un triplo massimo, sostanzialmente area tra i 374 e i 380, cioè c'è un triplo massimo. Anche qui la candela di ieri l'altra, una shooting, vedi quante ce ne sono in giro sui Sì. titoli importanti, quelli liquidi, quindi quelli che rispondono alla psicologia degli investitori, ci sono le shooting, ossia si è tentati di fare uno strappo rialzista e i mercati per ora non ce l'hanno fatta. Quindi il discorso è tenere, se io sono entrato a 300, sì, terrei, in generale secondo me se sono entrato molto basso, terrei posizionando uno stop loss sotto i 350. Perché? Perché l'ultimo minimo relativo, quello del 30 novembre, è a 353. Quindi finché veleggia, bello veleggia, Giacomo, finché veleggia sopra i 350, terrei sostanzialmente. Peraltro, insomma, sostanzialmente stiamo dicendo che il mercato è in balia delle stelle cadenti, e Eh questo può sì. anche essere insomma, un Beh, se gioco ti di parole ricordi, che ci dà un indizio. in privato ti avevo scritto su WhatsApp alcuni giorni fa che il mercato cominciava a essere ricco di gravestone doge, le abbiamo viste su McDonald's, le abbiamo viste su, adesso non ricordo, ma su Home Depot, le abbiamo Sì, viste su mi vari ricordo. titoli capitalizzati. Ho detto, guarda che quelle candele sono rarissime, tendenzialmente funzionano perché sono talmente rare e talmente precise. Poi dopo il perché funzioni non lo sappiamo, però tendenzialmente funzionano. Allora, l'altro titolo che ci chiedeva Alessandro è RVT, cioè Roma W Torino, si parla di Redwood Trust. Il nostro amico ci dice si occupa di smaltimento batterie. Ah, perché era Plug, F-Cell e RVT. Ok, l'abbiamo saltato uno. Dunque, Redwood Trust e torniamo sul NYSE, dove vedo una gran bella resistenza in area 14,2, 14,1. Ma infatti tu potresti fare la trasmissione da solo. Però non sarebbe così divertente. Questo siamo d'accordissimo. Allora, qui c'è poco da ragionare. Ci sono due livelli fondamentali. Uno è il supporto in area 12,50, dato dall'ultimo minimo relativo.
peraltro non è lontanissimo neanche dalla media mobile 200, quindi si può lavorare il titolo sulla debolezza entrando, se va a fare un doppio minimo a 12,50 o semplicemente sulla forza in rottura e chiusura sopra 14,20. C'è possibilità poi di andare a fare una nuova gamba rialzista e attaccare nel medio periodo area 17, che sono i massimi pre-pandemia. Ora siamo, come hai correttamente evidenziato tu, con la resistenza in testa, e quindi è più il rischio che non la probabilità a nostro favore. Attenderei. Resistenza che poi mi correggerai più o meno è verso la metà di quel candelone settimanale che spesso, no, come ci ricordi nei tuoi interventi, può essere considerato come una sorta di diciamo punto chiave, insomma, la Sì, metà di. E assolutamente, quindi non assolutamente. siamo poi tanto distanti da quel punto che aveva poi fatto a sua volta da supporto sia negli anni passati tra il 2017 e il 2019. Sto divagando. Prima di salutarci, rispondiamo a Marco che salutiamo, ci chiede di Eni e quale potrebbe essere un punto di ingresso. Eni 12,23 in questo momento, meno 0,2%. Allora, Eni credo che scenderà ancora perché proprio sul settimanale sta formando un'altra antipaticissima shooting. Eccola là. Eccola là, c'è poco da fare. Quando ce ne sono tante, è proprio il mercato che è in shooting star, quindi siamo vicini a dei massimi in generale e c'è bisogno di riaccumulazione. Eni, secondo me, potrebbe, mi auguro di no, perché non sarebbe un ottimo segnale, ma potrebbe tornare a 11 euro, perché abbiamo un livello supportivo ai 10,85 interessante, quindi 11 euro se dovessi rifarli, secondo me sarebbe un ottimo ingresso. Non entrerei mai oggi con questa situazione di mercato, del fine settimana, di incertezza del petrolio che non è chiaro se vuole riattaccare gli 80 o tornare a 60. Ecco, sul petrolio ci dà molte indicazioni. I 60 sono un livello supportivo clamoroso e gli 80 sono una resistenza clamorosa. C'è una lunga lateralità in atto e vedremo da che parte si dirige il caro oro nero. Prima di salutarti, Flash, pensi che un'inflazione alta, quella americana che verrà pubblicata oggi pomeriggio, determinerà nuovi scossoni al mercato prima della Fed? No, anche perché non mi aspetto un'inflazione molto più alta rispetto, mi pare che eravamo al 6,2 precedentemente, Sì, esatto. non mi aspetto strappi rialzisti sui dati di oggi, anzi, forse al contrario. In generale, comunque, la situazione è preoccupante perché storicamente i tassi devono coprire l'inflazione, proprio per salvaguardare PIL e tutto quanto. Adesso i tassi al 2, l'inflazione al 6, c'è una scollatura tremenda e questo prima o poi causerà qualche disastro sui mercati azionari, per forza. Grazie Enrico J, scaricate la sua app Scatta col Trend. Buon fine settimana Enrico, alla prossima. Giacomo, grazie a te, ancora i miei complimenti per le tue analisi, un saluto agli ascoltatori che ringrazio tantissimo e buon lavoro alla redazione e buon trading a tutti.